Siamo in una fase molto delicata e dobbiamo stare tutti attenti. Mentre l'emergenza sanitaria ancora non è finita, è ormai forte una crisi sociale senza precedenti. Aumento della disoccupazione, aumento soprattutto delle povertà. Ai poveri classici si aggiungono i poveri nuovi, persone a volte insospettabili, appartenenti a ceti sociali che non hanno mai visto e conosciuto la povertà e che ora, in questi mesi, invece hanno avuto un precipitarsi della loro condizione sotto il livello di povertà. Per questo grande deve essere la nostra attenzione. E conta molto il tempo. La nostra è una lotta contro il tempo, una battaglia contro il tempo. E dunque è molto importante che i provvedimenti presi dal governo e dalle istituzioni riescano ad arrivare presto, subito, a persone che aspettano da settimane e settimane. E dobbiamo anche tener conto che alle nostre spalle c'è una lunga crisi economica, la crisi internazionale durata 10 anni, 2008-2018. Stavamo appena cominciando lentamente a uscirne fuori, che ora è arrivata la botta, la mazzata del coronavirus. Per questo fate presto. È giusto dire alle istituzioni, vorrei aggiungere anche, facciamo presto tutti, ognuno con il contributo che può dare e con la sua parte di responsabilità. È molto importante in questa situazione tanto difficile che è davanti a noi, un giusto rapporto di collaborazione fra tutte le istituzioni e anche un giusto rapporto dentro ogni istituzione tra maggioranza e opposizione. In qualche modo sono inevitabili anche dei conflitti, ma è importante che i conflitti dentro una istituzione tra maggioranza e opposizione non vadano oltre un certo limite. Ed è anche importante che le diverse opinioni che ci possono essere tra istituzioni locali e nazionali riescono però tutte a tenersi in un quadro di consapevolezza unitaria. Il passaggio, infatti, è difficile perché l'emergenza sanitaria è stata più forte nel nord rispetto al nostro mezzogiorno, ma ora l'emergenza economica e sociale rischia di essere più forte nel sud rispetto al nord. Per questo c'è bisogno di costruire una nuova unità del paese. Un diverso e nuovo rapporto tra nord e sud. Il paese ha bisogno del mezzogiorno, di un mezzogiorno con più investimenti pubblici e privati, di un sud che sia una risorsa per tutto il paese e noi del mezzogiorno abbiamo bisogno di un nord con la sua forza economica, ora indebolita dal coronavirus, ma che possa riprendersi. Per questo un nuovo rapporto tra nord e sud e una nuova unità dell'Italia nel suo insieme sono fondamentali per affrontare la crisi che è davanti a noi e costruirci un cammino e un futuro.